Bene, se è da un po' che hai un'idea per la testa e pensi che possa essere una buona idea d'impresa e la vuoi trasformare in una realtà lavorativa, la prima cosa di cui devi occuparti è accompagnare la tua idea nel suo cammino di trasformazione. Che cosa vuol dire concretamente? Un'idea quando nasce deve attraversare un passaggio, spesso faticoso ma fondamentale. Da semplice idea nella tua testa si deve trasformare in un progetto d'impresa. In un progetto d'impresa è fondamentale valutare tutto quello che può permettere alla tua attività di vivere e prosperare nella realtà lavorativa, quello che viene definito il mercato. E da dove iniziare per fare questa valutazione? Inizia da te, inizia dalle tue conoscenze, dalle tue capacità collegate alla tua nuova realtà lavorativa. E poi prova a chiederti a chi intendi rivolgerti, cioè che tipo di persona può essere interessata a ciò che tu hai da offrire e perché dovrebbe essere interessata proprio a venire da te. Questa persona si chiama cliente e non ci sarebbe niente di strano se ti rendessi conto che in fondo un po' ti assomiglia. L'analisi del cliente ti permetterà di compiere una serie di scelte successive che riguardano il tuo progetto d'impresa, ad esempio come organizzare la tua attività, come stare in contatto con i tuoi clienti per scoprire le loro preferenze, quanto questa attività ti verrà a costare e quanto potrai guadagnare. E ricorda, la cosa più saggia da fare è quella di mettere insieme tutte le cose più utili per l'avvio della tua attività prima di alzare la serranda. Se vuoi maggiori informazioni su questo argomento, puoi rivolgerti ai servizi del Centro per l'Impiego più vicino a dove abiti trovando l'indirizzo qui.